ha bontà sua un'occupazione, ma neppure dal punto di vista della richiesta da parte di chi ha costretto la gente ad adattarsi a quel tipo di necessità. Inoltre, non si tiene conto di un'altra cosa molto importante, cioè, ma fatemi capire. Tutte le volte che abbiamo assistito a derby ad orari impossibili perché c'era un tema di ordine pubblico, di sicurezza, di funzionamento della città, tutte le volte che è successa questa roba qua, ora non contano niente. Basta la telefonata di un presidente che è anche un maggiorente della federazione, che è anche l'uomo che ha le mani in pasta su tutta una serie di questioni che riguardano il calcio in questo paese. Per dimenticare i precedenti, dimenticare le necessità di una città intera. Insomma, io non penso che si sia reso un servizio a Roma spostando il derby a lunedì pomeriggio alle 18. Orario di punta, uscita dai luoghi di lavoro, derby svolto in zona centrale, perché purtroppo, per fortuna, l'Olimpico sappiamo tutti dove è collocato. Io credo che sia una roba abbastanza grave e credo che sia una roba abbastanza grave anche dal punto di vista della gestione, appunto, dell'amministrazione, non solo dell'ordine pubblico, ma proprio del funzionamento della città. È una scelta molto politica che però è stata presa nelle stanze sbagliate, perché oso sperare che in Lega Calcio e TGC non si faccia questo tipo di politica, ma soprattutto è stata scelta sostanzialmente in maniera monocratica da un presidente di una squadra, che a questo punto mi sembra palese che abbia un po' troppo potere su tutto ciò che riguarda il calcio italiano. Proprio per questo, anche per questo, mi permetto di essere contento e di fare il più grande in bocca al lupo ai tifosi del Frosinone, che era una di quelle squadre che il signor presidente della terza squadra, della terza squadra della città di Roma, non voleva. Ed eccoci, abbiamo ascoltato Iuri Bugli, sentiremo poi un secondo suo contributo audio, stavolta più sulla questione derby. Un punto, insomma, principale del discorso che ha fatto Bugli riguarda la questione dell'ordine pubblico. È la prima obiezione, grande obiezione che ho fatto quando si è cominciata a concretizzare la possibilità di uno slittamento. Lo Stadio Olimpico si trova in una zona molto trafficata, vicino a quartieri pieni di negozi, che già in precedenti occasioni, in precedenti finali di Coppa Italia, derby, Roma-Juve, Roma-Inter e chi più ne ha più ne metta, si sono trovate queste zone e i suoi residenti in grandissime difficoltà. Più volte i commercianti hanno denunciato il dover chiudere le saracinesche perché c'era passaggio di tifosi, scontri o comunque altri disagi. Più volte gli automobilisti, chi torna a casa dal lavoro dopo una giornata intera, ha denunciato blocchi di traffico assolutamente insomma, tragici e proprio per questo io ho pensato, vabbè, ma ci penseranno due volte prima di mettere una partita come il derby con tutto il carico che c'è emotivo e logistico in quell'orario di lunedì. E invece l'hanno fatto. L'hanno fatto e sappiate fin da ora che lunedì Viale di Tor di Quinto diventerà un unico senso di marcia da Largo Maresciallo Diaz a Viale Foro Italico. Le macchine non potranno passare in tutta la zona Ponte Duca d'Aosta, Ponte Milvio e Ponte della Musica. Cioè, immaginatevi tutto il quadrante che si trova nella circonferenza intorno allo stadio, raddoppiato rispetto alla normalità,
completamente off limits. Quindi la gente che esce dal suo ufficio verso le 5, le 5 e mezza, ma anche prima, arriva magari dall'altra parte di Roma e va verso Roma Nord, si trova in una situazione di totale imbottigliamento. E tutti quei laziali che io conosco, che mi hanno detto su Facebook: ah, ma quanta paura ci avete che va attaccata allo spostamento del derby. Guardate che io la paura della Lazio ce l'ho, perché sarebbe da stupidi non temere una squadra come quella di ieri, che è in forma, che è rabbiosa, che ci crede, che ha giocatori forti. Sarebbe da stupidi. Ma io la partita, cioè, si poteva giocare tranquillamente domenica, magari non alle 15, alle 18, ma anche di sera, perché questa storia, capito, della partita per forza in orario diurno. Prefetto Gabrielli si è molto speso per questo, ha deciso tutta la Lega. Io ho solamente dato indicazione sull'orario che fosse diurno. Sinceramente credo che se i tifosi o pseudotali vogliono combinare guai, li combinano anche quando c'è un po' più di luce, e abbiamo visto. Ciro Esposito non è morto alle 9 di sera, è morto quando ancora c'era luce. Quindi, insomma, secondo me è opinabile questa cosa. Detto ciò, è stato bullismo istituzionale. Cioè, la pressione di Lotito sulla Lega e di conseguenza poi sul resto, quindi anche sulla prefettura, è stato bullismo istituzionale. Lotito ha potuto spendere una rete di rapporti e di conoscenze ormai sempre più consolidata, ma che io spero che venga messa da parte, venga sciolta presto da un intervento della politica. Mercoledì mattina mi stanno dicendo, tra l'altro, scusate, che Bugli sembrava Brillo. Me l'hanno scritto, però non era così, vi posso assicurare, era lucido. E lui è così, no vabbè, non è proprio così, però diciamo che forse aveva, in quel momento aveva un tono di voce particolare, però no, era lucido, anche perché ha registrato l'audio stamattina. Insomma, io spero non beva la mattina troppo presto. Ma a parte le stupidaggini, il presidente del consiglio Matteo Renzi, mercoledì mattina, in un'intervista a RTL 102.5, che ha fatto molto discutere, ha parlato della questione dell'ennesimo filone del calcio scommesse, che ha messo dentro attualmente una cinquantina di persone tra Lega Pro Serie D, e senza nominarlo ha parlato in due situazioni distinte di Claudio Lotito come di una persona intralazzatrice che fa il bello e il cattivo tempo tra Serie A, Lega Pro e Lega Dilettanti, e che ha speso parole, questa persona non nominata, ma ovviamente il riferimento era chiarissimo a Lotito, speso parole indegne su due squadre come il Carpi e il Frosinone, che sono salite in Serie A e che per qualcuno sono un fastidio. Perché? Perché poi il problema è dei diritti televisivi, e stiamo vedendo quello che è successo con i diritti televisivi. L'antitrust ha detto: scusate amici, che state facendo? Vi siete messi d'accordo? Avete fatto cartello? E la Lega Calcio ci ha anche rimesso 150 milioni di euro? Parliamone. Ecco, questo qua è tutto è tutta un'unica questione, dalla gestione delle serie professionistiche alla gestione del calcio dilettantistico, del calcio femminile. Oggi è stato sfiduciato il presidente perché ha dato delle lesbiche alle giocatrici, e poi quello che abbiamo visto con il semplice spostamento del derby. Cioè, abbiamo un presidente di un club che 10 anni fa lo chiamavano il gestore e aveva preso una Lazio iper indebitata, era forse l'ultimo dei presidenti a livello politico, che in 10 anni è diventato quello che decide quando si gioca, come si gioca e chi può partecipare al gioco. E questa cosa, scusate, mi sono dilungato, ma è assolutamente inammissibile, non perché lo dica il presidente della Lazio, ma proprio perché è inammissibile a qualsiasi livello e di qualsiasi squadra si parli. Allora, Max e io, per accorciare un po' i tempi, non mandiamo un'altra pausa musicale, ma possiamo mandare il contributo di Lorenzo Rossi.
così dopo chiamiamo Sara Michelli. Valerio, cosa ne penso del derby? Il derby, a parte che è sempre una partita a sé, ed è vero anche che tutto sommato ha sempre portato bene essere la sfavorita, ecco, in questo momento sicuramente la Roma è sfavorita, anche andando a guardare la partita che ha fatto poi ieri sera la Lazio contro la Juventus, diciamo che le due squadre erano di pari livello se non fosse per gli acuti di alcuni giocatori della Juventus, che ovviamente hanno classe tecnica maggiore. Parlo di Tevez, sicuramente, insomma, che fa delle cavalcate impressionanti. Sul derby io credo proprio che sia l'ultima spiaggia, almeno all'interno del grande raccordo anulare, per entrambe le squadre, ovvero per la Roma, perché ovviamente dopo un inizio, dopo un'annata, quella dell'anno scorso, impressionante, dopo un buon inizio di stagione, sicuramente adesso ritrovarsi sotto la Lazio sarebbe il più grave degli smacchi. Per la Lazio anche perché comunque sia è una squadra che ha dimostrato di poter puntare abbastanza in alto, almeno per quelli che sono i valori del campionato italiano, senza considerare però ovviamente che la Lazio si trova praticamente a distacco nullo dalla Roma, facendo una stagione grandiosa appunto per le potenzialità della Lazio stessa, e mentre la Roma si trova appunto con questo stacco minimo dalla Lazio proprio con una stagione a dir poco deludente. Quindi io credo che sarà comunque una partita combattuta, soprattutto in ambito fisico. La Lazio ha la possibilità di far male alla Roma. La mia unica speranza, diciamo, è che la Roma, non dico torni ad essere la Roma di inizio stagione, ma che comunque sia non ci dia troppi pensieri durante la partita, che comunque è una partita che io da tifoso romanista dico che va vinta e basta. Dopodiché diciamo i contentini, i pareggi, il conteggio dei punti col Napoli per l'accesso alla Champions League li faccio fare ad altri. Io dico che questa è una partita che va vinta e basta. Non ce la portiamo da casa, il derby non ce lo siamo mai portato da casa, non se la portano però da casa neanche loro. Assolutamente d'accordo. Tra l'altro la situazione è cambiata dopo l'eliminazione in semifinale in Europa League del Napoli, perché il Napoli, accedendo alla finale che sarebbe stata con il Siviglia, avrebbe avuto la possibilità poi, qualora avesse alzato la coppa, di accedere direttamente ai gironi di Champions League. Quindi le ultime giornate, e soprattutto l'ultima in casa al San Paolo con la Lazio, sarebbe stata assolutamente una passeggiata di salute, senza nessun tipo di preoccupazione per il risultato. Il Napoli invece si trova in quarta posizione, attualmente è fuori completamente dalla Champions, deve anche forse un po' guardarsi dietro, ma non troppo, però sicuramente gli ultimi 90 minuti con la Lazio saranno fondamentali. Se vogliamo essere, diciamo, ottimisti in questa situazione, la Roma ha due risultati su tre, perché non deve perdere. Mantenere la situazione a +1 significherebbe poi andare all'Olimpico, cioè rimanere all'Olimpico per l'ultima giornata di campionato contro un Palermo completamente privo di ogni tipo di velleità in questo campionato, e poi dover fare il suo, quindi vincere a tutti i costi e mantenere la seconda posizione. La Lazio invece non può sicuramente perdere, perché se dovesse perdere e il Napoli contemporaneamente vincere, poi si troverebbe in una bruttissima situazione e rischierebbe addirittura di non finire il campionato nemmeno al terzo posto. Quindi rendiamoci conto della gravità della situazione per tutte le due squadre e di quanto sarà difficile per la Roma. La Roma vista contro l'Udinese a larghi tratti non può minimamente sperare, so di dire una cosa molto, molto brutta, però non può minimamente sperare di battere
la Lazio che abbiamo visto ieri contro